Volevo riferirvi che questa performance di stamattina con la gondola è già arrivata all'orecchio dei gondolieri, e mentre, sì, Venezia è piccola, e mentre uscivo di casa c'era un gondoliere che parlava con un altro, zona Accademia, e diceva: "So che è stata un'esperienza bellissima", quindi adesso stavamo dicendo loro che tutti i gondolieri vogliono provare questo momento speciale. Dobbiamo togliere l'audio. E io suggerivo di farlo magari nell'acqua. In the water. First of all, how have you thought about preparing something with a gondola? It's the symbol of Venice, it's the idea to stop moving, something always moving. How you have the microphone? So we were talking about this morning, right? First of all, good afternoon, everybody. Actually, when we first, so we made Bunny, and then alongside the performance, we started different practices. So Still Lives become a series of projects where we do more like gallery or time-based installation performance type or versions of this work. And when invited to do this in Venice, actually our first proposal was to tie up a curator because we were asked to do 20 minutes. And so we asked the Biennale whether we can tie up a curator. And actually it was their suggestion, it was, wasn't it? That how about a different, something that represents Venice, like the gondola. I was like, okay, let's do gondola. And so actually the idea came from them. But for us, it was a good idea because we were curious about what the boat means to the people in the city and to the tourists of Venice. I think what happened most interesting for us today was when, as we were tying the boat, people come forward and talk to us. And the things they say and so on made the whole experience a lot more meaningful. Yeah. So for us, it wasn't just about the boat. Yeah. Non è stata una cosa solo con l'idea della barca. Loro hanno fatto Bunny che presentano nel festival con molte esperienze di tanti generi a fianco, una serie di still life, quindi di installazioni di site specific in gallerie, in vari spazi. Quindi quando è arrivato l'invito della Biennale, cercavano un'idea, qualcosa che rappresentasse Venezia, è stato suggerito da parte della Biennale. E quindi loro hanno pensato a questa barca simbolica di Venezia, la gondola, per capire che effetto avrebbe fatto sulla gente di Venezia e sui turisti. E quello che ha fatto molto piacere è che poi le persone si sono avvicinate a parlare con loro, quindi la cosa ha preso molto più significato. Mi piacerebbe chiedere anche come si sono incontrati e da quanto tempo lavorano insieme. How did you meet each other and how many years you have been working together? This is very loud, excuse me. We get asked this question a lot. I imagine. Because I'm from Australia, from Melbourne, and Daniel is from Singapore, which is quite close. 7 hours. But in terms of the region, there is some relationship there. But we met in 2014, and we were actually introduced to each other by a curator who is also a dancer and a choreographer.
And she knew our respective practices and thought that we would have something interesting to do with each other. And so through us, it took some time and a lot of, we were both traveling a lot, so we'd have to speak over the internet and start to very vaguely get to know each other's work from a distance. But we proposed to a theatre in Sydney to do a residency where we performed solo works, and an audience came to see both our solo works in the same night. And then we would, instead of a Q&A, we would interview each other after the performance. And this was the beginning of our working relationship. And a key part, the key thing that came up as a material, an artistic material, but also a material for our artistic process, was rope. That's what came up in this this first encounter, because neither of us had worked with rope before. Dice chiaramente, molte volte hanno risposto a questa domanda perché uno di loro è australiano, l'altro è di Singapore, ci sono 7 ore di aereo, anche se in termini geografici, territoriali, ci sono delle relazioni. E il loro incontro è stato nel 2014 perché un curatore, danzatore, coreografo ha pensato di farli incontrare, però questa distanza ha comportato dei tempi e delle grandi chiamate in internet, finché hanno potuto avere una residenza dove hanno tirato fuori il materiale chiave per il lavoro successivo, hanno individuato la tipologia di lavoro e dopo la residenza sono nate anche le tournée. E quindi è una storia molto bella. Forse le relazioni migliori sono quelle a distanza. With 7 hours of flight, maybe. I'm joking. Una cosa che mi ha molto colpito guardando le immagini del loro bunny è la gioia del colore. Di solito abbiamo un'idea di questa pratica di legare, no? È un po' noir, è un po' black, invece loro hanno un gusto per il colore meraviglioso. Quindi volevo chiedere qualcosa a questo proposito. Usually we think about bending in a quite dark situation, but you have such a wonderful taste for color. Is it something peculiar? Is something coming from a cultural heritage or just your choice? Yeah, when we started learning ropes and bondage, we thought that it was very serious. And it was, you know, usually it's performed with very low lighting, very dark music, and then it's there will be candle and everybody's meant to be very serious. And like, but for us, and also in the culture of bondage, is more heteronormative in the sense that it's usually a man, a bigger sized man, tying a small woman. And for us, it's just like, it doesn't really make sense to work like this. And being gay and also being interested in thinking about what it might mean to queer something, where it's not about a simple relationship of who is defined as dominant, who is defined as submissive, but whether this can be a lot more fluid. So we decided to mess it up a little bit, the aesthetics of the bondage culture. And also, for some reason, in Australia, where we first did our residency, there was a big shop that sold a lot of ropes, and they were very colorful. So all of different sizes and thickness and for different users, we were like, wow, let's buy all of them and just play with them. So that's how it began. Yeah. Casual becomes art. Dice, quando abbiamo cominciato a lavorare su queste tecniche che si chiamano del bondage, l'hanno visto come una cosa molto seria, una semioscurità con le candele, con suoni
più cupi, ma e di solito è un uomo grosso che lega una donna piccola. Hanno voluto, essendo gay, trovare l'angolazione queer di questa cosa e quindi rendere un po' più fluida questa relazione tra dominante e sottomesso al di là della cultura bondage. E il colore, le corde colorate molto belle vengono da un fatto casuale che in Australia sono capitati su un magnifico negozio che aveva tantissime corde di tanti diversi colori, ciascuna per un preciso uso, e quindi le hanno comprate e dopo le hanno usate. Why Bunny? Bunny, it's the contrary of the darkness of bondage culture. It's like a small, delightful little animal. Yeah, it's a very unusual title. The very first, when we met and we decided to work with rope, we found a school for, like, it's called a rope dojo for shibari, like a Japanese inspired rope teaching. And we took a weekend workshop with a teacher there and learned many things from her and experienced many, many things about our body, about what it means to be tied, what it means to watch someone to be being tied. And we had many questions for her, as you could imagine, because underneath all of this, we were imagining what is this as an artistic investigation. And we asked her a lot of questions about the performance, bondage performance, and why, what is happening in a bondage performance, because something like bondage perhaps is usually private or semi-private. So why perform it? What's happening for the audience? What's happening for the person who is tying and the person being tied? And as she was talking about these things, she called the person tying a rigger, and the person being tied a bunny, a rope bunny. And this is the nickname. And we laughed and we're like, this is such a camp, silly name, you know, for something that that has such intense sensuality about it. It seems like such a playful, cute name. So I think in that moment we turned to each other and said, we should call the piece a bunny or bunny. So yeah, if I may add, then we were, because we were interested in the idea that what if, you know, everyone in the theater, including ourselves, we are all bunnies. So then, because we're thinking about what's in it for the people watching, as Lucas just said, so this idea of maybe in the theater it might be possible to tie one person, but actually we're tying everybody. And as a hypothesis, like, how do we begin to approach this idea of everybody submitting themselves to each other, to be looked at by each other, and in a way that is kind of also complementary. I think there's something that's in the name bunny that's meant to be complementary. As you tie a person up, you want this person to feel beautiful, to feel desirable. So you praise this person, say you're doing very well, you look really good. So is it possible to do that with everybody as we tie everybody up? That's tonight, maybe. No? Yeah, but next Wednesday. Dunque, questo titolo coniglietto, no? Bunny, poi conosciamo anche il Bunny dei cartoni animati, è nato da quando loro si sono incontrati, poi hanno seguito dei corsi in una scuola con una insegnante giapponese di una tecnica particolare, antica, e investigando in che cosa significa essere legati e vedere qualcuno che viene legato e come questo può diventare una ricerca artistica. E ci sono tante domande da porsi sul bondage, su una performance di bondage, ma di solito è qualcosa di privato, di semi-privato, e allora come, perché metterla in forma teatrale, in forma
E quindi è venuto dall'insegnante questa idea del bunny come la persona che viene legata, e a loro è piaciuta molto, perché invece dell'aspetto più energico, più cupo, veniva fuori un qualcosa di gioioso, di giocoso, di leggero. E lui aggiunge che eravamo interessati a quello che si chiama il what if, e cosa accade se tutti fossero dei bunnies, se nel teatro tutti venissero legati, non soltanto una qualche persona, come un'ipotesi di fondo. E l'hanno immaginato come qualcosa di guardarsi reciprocamente, vedendosi belli, dando un aspetto di dono, di bellezza, di desiderabilità alle persone, e quindi con un aspetto di piacevolezza, non niente affatto cupa. Ho chiesto se questa sera proveranno a legare non una sola persona, ma altre persone, ma tutti. So it doesn't hurt. Non fa male. What does it hurt? To be tight. No. It shouldn't hurt. Quite often, I tie people who haven't been tied before, either in bunny or in other situations, and we begin, you know, quite often we begin with a conversation, but it's not always possible as well. You know, we find out that not always, but sometimes there is a preconception that bondage is about violence, because from the outside it looks like a violence. It can look like a violence. And so quite often there is a question, does it hurt, or will it hurt, or is that the point, should it hurt? The reason I find rope particularly quite interesting to work with as a physical practice, because this intersects so much with our practice of dancing, our practice of working with bodies, with touching bodies, bodies touching each other in a consensual way that's about communication, about reading and listening to other bodies. The rope has a... it's quite live, it's quite soft, it's quite responsive, it's almost like a body itself, it's almost like skin itself. And so it can, it depends how you work with it, but I say to someone when I'm tying, the more you relax, the more the rope takes care of you. Care is a really important part of this project for us, yeah. Allora c'è un concetto che per loro è molto importante, che è quello del prendersi cura, quindi non fa male perché non dovrebbe far male. Dice no, ma noi non avevamo intenzione di creare una colonna sonora, ma piuttosto un sottofondo, un background come quelli che ci sono al supermercato. E essendo poi necessario stare al sole a lungo e muovere anche qualche passo di danza, era importante questo aspetto della musica. Inoltre Matteo, che loro hanno legato, ha detto che conosceva tutti questi pezzi, sono pezzi noti in tutto il mondo, e anche il tecnico, mentre preparava lo spazio, che lì canticchiava anche lui, quindi sono contenti di questa scelta. Abbiamo altre curiosità? Vi ricordo che questa sera ci sarà a spettacolo visto, ci sarà un'altra piccola possibilità di magari indagare in qualche aspetto di ciò che avremo vissuto. Magari anche poi chi sarà stato legato potrà dire: tonight we have a short time to speak after the performance, and maybe after seeing we have some more questions, and also
the person's type can maybe say something. So if we don't have something special now, we have a meeting with them after the performance. Non ascoltatemi, io mi sbaglio sempre sulle date. Allora, lo spettacolo è il 26, quindi avremo un piccolo incontro con loro, ma il 26. Molte grazie allora per il momento a loro e aspettiamo di vedere questa originalissima proposta, Manny. Thank you so much.